Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Allora, siamo su Craftland. Entra persone a caso che non dovrebbero entrare, perché oggi vi farò vedere tre semplici trappole da fare in Minecraft. Una, due e tre. Di ognuna vi farò vedere i materiali e cosa servirà per crearle. La prima trappola, la trappola della porta, signori. Allora, questa trappola ha bisogno dei seguenti materiali: una porta, possibilmente in ferro, una pedana a pressione di roccia, dei blocchi. No, questo qui non serve, scusate. Errore tecnico. E una lastra qualunque, anche di legno. La trappola consiste nel fatto che il giocatore dovrebbe andare dentro e non possa liberarsi. Ovviamente, se è di legno, le puoi riaprire e andarsene via. Ma se le porte sono in ferro, uno rimarrà chiuso, dato che sopra la slab. Allora, prima io vi farò vedere come funzionano e poi vi farò vedere la costruzione. La seconda trappola sarà la trappola del corridoio. Ormai questa la conoscono in tantissimi. E contiene il fatto che noi passiamo di qua e si aprirà questo corridoio. Quindi noi passiamo e cadiamo. Però, ovviamente, noi che siamo in creativo possiamo ritornare, perché wow, quanti bei diamanti! E anche questo dopo vi mostrerò come si fa. La trappola, che però io, secondo me, preferisco di più, diciamo, è questa qui. È semplicissima, bisogna solamente di 8 pezzi di redstone, 12 pistoni appiccicosi, 8 pedane a pressione, 9 blocchi da mettere qua sopra e le lastre non servono, che bello. Questa trappola consiste nel fatto che un giocatore vede una cosa interessante. Potreste metterci anche una cesta, anche lì potreste metterci la cesta al posto del diamante, e si avvicini, ma appena dentro non potrà più uscire, perché anche correndo da ogni parte che andremo. Ok, vabbè, questo è un bug, ma perché sono in 1.9 e quindi, cioè in 1.11, quindi delle cose succedono strane con i pistoni. E praticamente questa trappola è infallibile in 1.8.8, è un consiglio. Praticamente qua si può uscire solamente tramite un bug, che non so come ho trovato, però vabbè, comunque è l'unico modo. Se invece mettete i blocchi. Allora, se invece mettete i blocchi anche qua a lato è proprio impossibile. Potete fidarvi? Probabilmente no, ma lo farete perché easy peasy, lemon squeezy. Allora, se adesso ci riprovo, tipo corro. Vediamo. Vedete, mi ero bloccato prima. Cioè, adesso mi sono bloccato. No, proprio adesso è praticamente impossibile. Ma dai. Vabbè, comunque, questa trappola di solito è praticamente impossibile. Allora, per costruire la prima trappola, signori, farò vedere con le porte in ferro. Per la prima trappola basterà mettere una pedana a pressione qui. Io farò in modo che siamo in survival. Mettiamo una porta qui, una porta qui, una porta qui e una porta qui. Allora, di solito si potrebbe usare una pedana di legno, queste qua, perché così per testare ci si butta sopra un blocco. Ecco, esatto, l'ho filato. Oh, 10 qua slab. Allora, se io gliela lancio sopra, ok, vedete, questa porta è sbagliata, quindi la devo rimettere. Quindi adesso facendo così, no, perché? Così, ok, adesso si chiudono così. Poi in survival bisognerà mettere un blocco qui e uno qui, così che uno quando ci passa sopra, ovviamente questo qua di roccia, così quando uno ci passa sopra non ci può buttare una roba, perché dato che è di roccia non, solo quando ci sale sopra un mob funziona. Devo bere la pozione, la pozione. Ok. E praticamente funziona solamente se ci passa un player sopra, così. Poi, la seconda trappola, signori, è questa qui, quella del corridoio. Per creare la trappola del corridoio avremo bisogno di un bel po' di redstone. Ok, è uscito il tizio. Avremo bisogno di un bel po' di redstone e un po' di pistoni appiccicosi. I pistoni appiccicosi dipendono da quanto vuoi fare il tunnel. Quindi adesso prendo i materiali.
che qua, 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 qua. E per crearlo bisognerà, prima cosa, mettere i pistoni qua. Facciamo, io lo faccio da tre il corridoio, poi vabbè, se voi lo volete fare più lungo, decidete voi. Poi il pavimento, io qui l'ho fatto di quarzo, quindi no, in effetti ho già sbagliato. Allora, qua, se volete, lo volete di quarzo. Quindi se qua E qua dietro bisognerà, dietro i pistoni, mettere i repeater con la redstone. Però io qua ho una torcia di redstone in mano. Perché bisognerà fare così. Poi, qua facciamo che mettiamo già questi. E qua i pistoni. E bisognerà fare lo stesso, la stessa cosa dall'altra parte. Qua mettere la redstone. E qua la torcia. Così, infine, saranno tutti aperti. E questo qui sarà il corridoio. Poi noi da qua dovremmo fare una cosa del genere. Poi ovviamente sempre un blocco di appoggio perché magari se sbagliate lo rimpiazzate. Qua mettere un repeater. Mettere la redstone così. Stessa cosa di qua. Quindi tac, tac, tac. E bisognerà congiungere. Quindi magari noi vogliamo farle qua. Piccola cosa, non mettetela mai vicino qui. Quindi o qua si fa tipo così, oppure sarà un disastro. Poi, allora, io in realtà preferisco fare a uno di distanza, quindi al posto di fare direttamente così, a fare così, che è molto più comodo secondo me. Quindi qua, fare tutto di redstone così. Poi, qua si metteranno le pedane a pressione. Quindi qua sotto dovrà esserci il buco per la redstone, quindi qua e qua. Qua si farà una cosa così e qua così. Quindi, ricapitolando, così. Così che quando noi andremo sulle pedane a pressione si apriranno. Ah, ovviamente qua sotto fa. Ecco, sotto. Sotto fare un buco, quindi magari prima di fare il tutto lasciare acceso, quindi fare così e così. Così in modo da poter fare la fossa. Ok, magari ci mettete pure la lava, che così i giocatori proprio morti morti schiattati. Però, altra cosa, qua bisognerà mettere un repeater. Qua, scusate. E stessa cosa dall'altra parte, con ritardo massimo. Perché magari un player cammina però si accorge perché si apre subito, invece così c'è il ritardo. E quando uno cammina, cammina anche normalmente, ah, e muore. Io sono in creativa, quindi posso volare. Però un design anche disponibile, che io praticamente preferisco a tutti, è intanto prendere questa, mettere qua, 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 poi mettere qua, poi. Avevo preso l'argilla blu, poi magari del legno come avevo fatto di qua. Vedete? Così si può mascherare praticamente benissimo. Però le slab qua servono perché la potete mettere qui, così il segnale non viene interrotto. Perché se mettiamo qua un blocco, il segnale verrà interrotto, il meccanismo non funzionerà. Quindi questo è da ricordarselo. Poi qua io avrei messo delle legna così, poi magari così il quarzo l'avrei ripreso, avrei fatto un intero tunnel così che qua i lati tipo non si vedesse e tipo viene come l'altro praticamente. Poi anche il muro così, qua ricordate stessa cosa di prima, se no viene bloccato, quindi bisognerà fare un'altra slab qui. Così. No, sì, così il segnale non viene bloccato. Però magari qua dietro ci mettete questo, così non, che non si vede nulla. Però ancora più comodo è fare così davanti, un piccolo rialzo, capite? Verso l'avanti. Quindi fare blocchi così. E così. Quindi tipo il design verrebbe così, ok?
oppure potreste fare un ingresso come volete voi, quindi la casa sarebbe vostra. Un'altra casa, cioè un'altra cosa che si può fare con questo meccanismo, al posto di usare le pressure plate, è un'altra cosa che però non vi farò vedere con tutto il meccanismo. Prendere un comparatore e la redstone grezza, questa qui, prendibile solamente con silk touch al piccone. Praticamente, se noi mettiamo un comparatore rivolto di qua e la redstone così, se ci saliremo sopra la redstone con questo, no, l'hanno tolto. Come? Fermi, fermi tutti. Non possono aver tolto questa cosa. L'hanno tolta davvero. Non ha senso. Vabbè, ragazzi, hanno tolto una piccola cosa che tipo se salivi sulla redstone dava un piccolo impulso al comparatore. Vabbè, hanno tolto. Quindi non si può fare in questa versione. Poi, per costruire l'ultima trappola, signori, che secondo me è la più carina, come già detto prima, avremo bisogno di 12 pistoni, 8 slab, poi un'esca, diciamo, dei blocchi e della redstone. Allora, per costruirla bisognerà fare un due così, lasciando il centro. Ecco, bene, già sbagliato. Vedete cosa servono i blocchi d'appoggio? Ecco, anche se in realtà adesso è meglio usare la terra. Quindi poi mettiamo la redstone tutto qua intorno, poi ricopriamo di erba qua sopra e mettiamoci le pedane a pressione sopra. Fatto questo, bisognerà qui, tutti ai lati, mettere i 12 pistoni con sopra il blocco. Ovviamente, se siete su una montagna, ci metterete la stone perché si confonde col pavimento. Qua, se siamo invece con l'erba, ci metteremo sopra l'erba. Quindi qua si metterà l'erba, come avevo già detto. E facendo così, ovunque andremo si alzerà, capite? Se ne schiaccio uno non è che si alzano tutti, si alza solamente questo. E poi fa per fare in modo che la gente possa scappare ancora di meno, ri ridico, in 1.8 è ancora più difficile questa cosa, che cioè è impossibile uscire da questa trappola, si fa con i blocchi sopra, così una persona sarà incastrata. Ma comunque, ragazzi, per questo breve video io credo sia tutto. Se volete altri video del genere, chiedetemelo, perché lì ho già pronto delle cose che però non vi posso dire. E noi ci vediamo al prossimo. Bella, ragazzi!